scrittore, non sono un giornalista, non sono un debunker. Sono uno che nella propria ignoranza cerca di capire quello che succede là fuori. Allora, se odio parlare a un microfono, perché lo sto facendo? Semplicemente perché non ne posso fare a meno. Ho qualcosa da dire che va al di là della mia timidezza. È qualcosa che penso che possa avere una qualche utilità per coloro che, come me, si pongono continue domande e cercano possibili soluzioni ad un sistema che ci sta divorando, dentro e fuori. Cercando di ottenere informazioni da fonti alternative rispetto ai mass media, mi sono imbattuto, per così dire, in diversi personaggi della cosiddetta disinformazione o controinformazione, termini comunque che trovo fuorvianti, ma lasciamo stare. Questi personaggi mi hanno dato spunti di riflessione fondamentali a cui probabilmente non sarei mai arrivato se fossi rimasto a guardare i telegiornali, il Maurizio Costanzo Show, Terra, Porta a Porta e Spazzatura simile. A prescindere da questo, voglio fare un ragionamento a voce alta su quattro di questi disinformatori. Vorrei partire proprio da Grillo, Beppe Grillo. Anzi, no, non ne parlerò, visto che ho già fatto un video su di lui, trovate il link nella descrizione di questo, in cui dimostro che, in breve, nonostante quanto affermi lui stesso sul suo blog, ovvero che non ci sono filtri sui commenti lasciati dagli utenti, beh, questi filtri ci sono e come, e una parola filtrata è proprio Casaleggio, che è il nome della società che gestisce la sua immagine, nonché il suo blog. Una società che ha connessioni con la JP Morgan, la Chamber of Commerce Italy e l'Aspen Institute. Questo solo per dirne alcune, vi invito a documentarvi su questa società, in cui, per esempio, troviamo elementi cardine della finanza, della politica, del giornalismo, personaggi appartenenti anche al gruppo Bilderberg. La cosa dovrebbe far sorgere perlomeno qualche sospetto, soprattutto dando un'occhiata ai video della Casaleggio, che rivelano la loro visione del futuro, che è molto vicina a quella del nuovo ordine mondiale inseguito dagli Illuminati. Vorrei spendere anche due parole su Silvano Agosti, l'omino simpatico con l'accento emiliano che gira film e scrive libri sul valore dell'essere umano e la schiavizzazione moderna che tutti noi subiamo a causa del consumismo, della necessità di lavorare, della mercificazione di ogni cosa. Sono parole sagge, condivisibili fino all'ultima sillaba, parole che continuo a ritenere tali, anche dopo che il signor Agosti ha chiesto a me ed alcuni miei amici che volevamo un suo intervento nella nostra città ben 1500 euro come gettone di presenza più spese di viaggio. Non è male per un tizio che punta il dito contro la subdola mercificazione della nostra vita, ma non si fa scrupoli evidentemente a strozzinare una decina di ragazzi che avrebbero voluto diffondere il suo profondo messaggio. In una sua intervista lui afferma che tutto il denaro che non serve per le necessità primarie è patologico ed è una sconfitta. E infatti, a causa di quei soldi che Agosti pretendeva, la conferenza non si è tenuta e il suo messaggio non è stato ascoltato. Qualche settimana fa, nella mia città, abbiamo organizzato un dibattito con Claudio Messora, il giornalista indipendente di bioblu.com. È stato molto interessante, soprattutto mi è piaciuto il coraggio con cui ha affrontato l'argomento P2. Però, ad un certo punto, ho sentito uscire dalla sua bocca che la rete è la salvezza e che noi abbiamo la prova di questo perché in America è riuscita a fare eleggere Obama. Concetto più volte ripreso anche da Grillo. Ora, io non so quanto queste persone credano veramente in questa affermazione che è palesemente falsa, in quanto basta compiere una breve ricerca proprio sulla rete e troviamo in dettaglio chi veramente ha sostenuto la campagna di Obama. E cioè le stesse multinazionali, banche, poteri forti economici, i soliti di sempre. Gli stessi che tra l'altro hanno finanziato il suo diretto oppositore. Perché, parliamoci chiaro, ormai non ha più importanza chi vince le elezioni. I candidati sono solo dei pupazzi che recitano uno show per farci illudere di avere una scelta, quando in realtà chiunque verrà eletto continuerà la stessa politica di sempre a livello globale. Allora, abbiamo un giornalista indipendente che si batte per la vera informazione ma non conosce un fatto che è alla portata di qualunque PC connesso alla rete. Beh, ovviamente gli ho fatto notare personalmente la cosa alla fine del dibattito. Il giornalista mi ha risposto che non era a conoscenza di questi dati e mi ha invitato a mandargli un'email con dei link di riferimento. Nonostante fosse una cosa che
definirei paradossale e grottesca, è proprio quello che ho fatto. Un'email alla quale tuttora non ho avuto alcuna risposta. Vorrei concludere con una specie di morale, se davvero c'è. Io continuerò a leggere e ad ascoltare le persone di cui ho parlato in questo video. Guardo a loro come semplici persone che possono sbagliare, possono venire corrotte, essere minacciate. Quindi cerco di ascoltare sempre tutto con un forte senso critico, ma assolutamente senza pregiudizio. E soprattutto vi invito ad informarvi e parlare con le persone che avete intorno, lasciando da parte ideologie, paure, arrabbiature. In questo mondo non esistono punti fermi, esistono solo opinioni. Nessuno conosce la verità. Nessuno è davvero completamente buono o completamente cattivo, mai. E siamo tutti insieme lungo questo tortuoso cammino, più tortuoso per alcuni, meno per altri. Ma ognuno di noi ha il dovere e la responsabilità di confrontarsi apertamente su tematiche importanti che ci coinvolgono tutti, volenti o nolenti. Buona informazione.